vi aspettiamo venerdì prossimo, venerdì 24 novembre, alle 17:30 nell'Agorà della Biblioteca Clavia, dove celebreremo la sesta edizione del Nerud Award. È un premio, però è più che un premio. In parole povere dedichiamo una serata a sei protagonisti, sia come si suol dire del territorio, ma anche protagonisti a livello italiano, a livello europeo e anche addirittura a livello internazionale, perché tanto per dire ci sarà il poeta spagnolo José Sarria. E che cosa facciamo? Racconteremo, come diceva Neruda, delle belle storie, proprio per dare della positività a questa nostra società. Sono sei personaggi importanti, dal musicista Raffaele Vaccaro, che praticamente suona il sax in modo divino, alla giornalista Maria Rosato, che tutti conoscete, volto di Telenor, all'imprenditore Roberto Borraccino, che è fondatore da 33 anni di un'azienda che è leader in Europa nei sistemi antincendio, anche nella produzione dell'oggettistica che serve per questi sistemi. E praticamente c'ha sei sedi in Italia e anche in Europa. All'altro, un'altra imprenditrice molto brava, Fabiana Barulli, che produce vino, che ha saputo vendere a New York, adesso vende anche in altri paesi del mondo, e al direttore del centro commerciale Porte dello Ionio, Mauro Tatulli, che ha fatto diventare la galleria e anche la piazzetta come un luogo di incontro, di cultura, di servizi alla cittadinanza. Ecco, questo è il Nerud Award. Naturalmente sarà condotto da due giornalisti, Gabriella Ressa e Matteo Schinaia, ci sarà la direttrice letteraria, la poetessa Maria Miraglia, e ci sarà come art director Francesco Marinaro. In questo momento mi trovo presso l'istituto, o meglio Scuola Artistica Calò, e vorrei cogliere l'occasione per ringraziare la docenza e la responsabile dell'istituto per la loro collaborazione che dura dal momento in cui la nostra associazione è nata. È una collaborazione che riteniamo molto importante. I ragazzi dipingono, raffigurano i poeti che partecipano ai vari eventi e le loro immagini, i loro ritratti sono diffusi con nostro grande piacere un po' in tutto il mondo. Spesso si stabiliscono dei rapporti tra questi ragazzi e dei poeti stranieri ed è questo anche un elemento che interessa molto me come membro fondatore dell'associazione Pablo Neruda, perché ciò a cui miro è anche un po', è anche forse soprattutto, diciamo, creare degli scambi culturali. A creare dei ponti tra una cultura e l'altra. Ci troviamo all'interno della sede di Taranto, questo è il laboratorio di arti figurative. E noi abbiamo tre sedi, quella centrale a Grottaglie e poi c'è Manduria ed una piccola sezione anche all'interno della casa circondariale. Collaboriamo con l'associazione Neruda da tanto tempo, i nostri alunni amano disegnare, amano schizzare velocemente, amano fumettare e sono appassionati anche di caricatura, questa cosa li diverte molto, lo fanno con grande passione. È diventata una bella tradizione questa collaborazione. Noi sappiamo che i premiati se l'aspettano, la caricatura fatta dai nostri alunni, quindi siamo contenti anche di questo. Vi invitiamo tutti, speriamo siate lì in tanti. Abbiamo conosciuto un aspetto di questa associazione differente, in quanto premia la bellezza e noi di bellezza siamo esperti perché il liceo artistico è molto attento a ciò che è bello. Quindi noi educhiamo i nostri ragazzi nella nostra scuola ad avere un aspetto, una visione differente delle cose, quindi i nostri ragazzi sono eccezionali perché poi arrivano alla fine del corso di studi dove loro possono prendere delle professioni che hanno a che fare con l'arte.